Sorriso. Ciao Marco, come stai? Ciao. Benvenuto. Benvenuto. Grazie mille. Accomodati. Ciao a tutti. Salve. Ciao. Guillermo. Salve. E Mauro. Salve. Allora, adesso arriviamo a questo film dove io ho avuto la possibilità di vederlo. Devo dire, non perché sei qua, sinceramente bravissimo. Proprio perfettamente. Ma veramente, perfettamente la parte, proprio in ogni minimo dettaglio ha inquadrato quella parte. Ma ci arriviamo tra poco. Noi ti abbiamo visto anche ieri, perché ieri è tornato nelle sale il film di Paola, Cortellesi, certo, dove svolgi un ruolo che, quando te l'ha proposto, Paola ti ha detto un qualcosa che però non è proprio così, perché esce molto poi alla fine in termini narrativi il tuo personaggio. Sì, perché quel ruolo è quello che serviva a Paola, diciamo, per far credere al pubblico, tanto lo possiamo dire, il film l'hanno visto tutti e tutte, sì, per far credere e far immaginare al pubblico la possibilità per lei di andar via con lui, sì, di cambiare vita. Cioè rappresentava il sogno, il no? sogno di quella donna lì che viveva in quel contesto familiare che abbiamo visto. E quindi era una specie di trucco all'interno, sì, del film. E ovviamente poi il finale era tutt'altro, sì, perché per quella donna lì era molto più importante espletare il voto e arrivare, certo, a quel sacrosanto diritto anche per tutte le donne, chiaramente. Quindi hai svolto questo ruolo dentro un film che ha avuto un successo enorme, no? Percepivate mentre lo facevate che questo sarebbe stato un film di questo impatto? Ma io penso di no, cioè eravamo coscienti che Paola aveva scritto una grandissima sceneggiatura in una storia con dei personaggi verissimi, purtroppo per alcuni e straordinariamente, sì, per altri, sì, però penso che nessuno si aspettasse un successo così grande, tantomeno lei, insomma. E anche il significato che ha questo film, perché è diventato, anche per ragioni di cronaca, diventa, sì, sì, un film simbolo, no? Non, sì, a caso ieri è stato di nuovo proiettato. Il giorno della festa delle donne, chiaramente, sì, ma io penso che, guarda, leggendo la sceneggiatura di Paola, i temi del film emergevano in un modo incredibile, ed è anche per questo che ho accettato immediatamente la, certo, proposta di Paola, che si preoccupava perché il ruolo era troppo piccolo magari per me, ma io gli ho detto: Paolo, in un film così vengo anche per portarti il testo. L'altro, voi eravate amici, no? Siete amici, quindi. Senti, una cosa che mi ha incuriosito è il fatto che di solito gli attori, no, di solito, sempre gli attori devono entrare dentro le parti e diventare qualcos'altro, qualcun altro soprattutto. Però so che tu, interpretando questi personaggi, un po' hai inciso su quello, cioè hai definito meglio quello che tu sei nella vita, cioè fuori dal palcoscenico, fuori dal teatro. Ti ricordiamo tutti nel Freddo, abbiamo adesso l'immagine. Ecco, il Freddo, no? Che è un ruolo che in un certo momento forse è stato anche un po' una piccola condanna, nel senso che in giro ti chiamavano il Freddo, stiamo parlando di romanzo criminale. Poi cosa è successo? Oggi come lo guardi questo ruolo e questo? Ma oggi, intanto, grazie mille. Oggi lo guardo come un vecchio cugino che non c'è più da tanti anni, non so come dire, è qualcosa di chiaramente molto distante. Sono passati 15 anni, 44 film, due figli, tante tournée teatrali, tanti personaggi. Però è un ruolo che ringrazierò per sempre, perché chiaramente è quello che mi ha fatto conoscere al grande pubblico, agli addetti, certo, ai lavori. Quindi. 20 sigarette a Nassiria, 67esima mostra del cinema di Venezia. Tu hai avuto anche una menzione speciale per quel ruolo, candidato a Davide Donatello come attore protagonista. Quello, che cosa ti ha dato questo ruolo? Cosa hai preso dal personaggio e l'hai fatto diventare Vinicio? Guarda, mi ha dato intanto la patente per il cinema, perché prima di questo film non avevo fatto nessun film per il cinema, avevo fatto soltanto la prima serie di romanzo criminale. E poi mi ha dato la consapevolezza che la verità della vita di ognuno di noi, l'intima verità di quello che ci succede, soprattutto in alcune tragedie o quando la vita ti prende a schiaffi, diciamo, la verità vera, profonda, intima, non la sa nessuno, la sa solo chi vive quell'esperienza lì. E quindi, come dire, mi ha fatto riflettere molto su quanto il giudizio spesso sia
superficiale, sia dovuto a mille fattori che sentiamo dire da qualcun altro, però bisognerebbe avere quel minimo di rispetto finale prima di giudicare chiunque nella vita. Lo scrivo in pieno. E questo, tra l'altro, c'è un po' anche dentro questo film, no? Perché tu sì, nel film L'altro Ferragosto interpreti un po' il manager, diciamo così, di queste influencer, e quindi nel film c'è lo spaccato di questa influenza, e tu sei quella che gli fa fare, quello che gli fa fare i soldi a queste influenze, no? E da questo personaggio che cosa hai preso? Che cosa hai di quello che c'è intorno, di quello che sta succedendo con i social, con l'influencer? Guarda, è stato un lavoro difficilissimo, perché questo è un personaggio, forse uno dei personaggi più spregevoli che io abbia interpretato. Più spregevoli. Vediamo la scena, sì. Poi continui. Allora aspetta, prima devo annunciarlo, perché sennò sembra una cosa di altri tempi. Invece no, il suo personaggio sta cercando la linea lì a Ventotene, dove si svolge il film. Sta cercando la linea perché? Perché deve fare una diretta streaming, esatto, con l'influencer. Esatto. E guardiamo. Eccolo. Cortesemente, che siete voi, Parata Grande Quest? No, siccome che da noi devono attivare il servizio ancora, io ho giga illimitati ma non mi si attacca al roaming, vedo che voi avete un botto di tacche, se carinamente mi potete dare la password, giusto il tempo di fare una diretta streaming. Ha detto? Vuole scroccare la password di Parata Grande Quest, ma non siamo noi. Chi? Mazza simpatici. Abbiamo visto Silvio Orlando. Cosa racconta di questo mondo il film? Ma il film di Paolo Virzì racconta di tanti mondi, insomma. Paolo ha fatto quello che interpreti tu in particolare. Ma sai, con questo Cesare si è un po' divertito, secondo me, a descrivere l'apparenza, l'inseguire il successo a tutti i costi, i follower, la smania dell'arricchimento, l'inseguire i soldi prima di tutto a qualsiasi costo. Questo Cesare è un grande manipolatore, è un narcisista fissato con il corpo. Paolo lo descrive come una montagna di muscoli, di tatuaggi, con gli occhi di una mucca. Questa è stata la prima indicazione che mi ha dato lui parlando di questo personaggio. Impettito. Sì, per sintetizzare anche non un grande potere intellettuale, diciamo così, okay. Insomma. Quindi è un po' tutto il male che può arrivare da un certo utilizzo dei social, insomma, certo. E quindi da un certo tipo di società, da un certo tipo di maschio alfa che pretende di avere il controllo totale sulla vita di Sabrina Mazzalupi, interpretata, sì, da Anna Ferraioli Ravel, e di tutte le donne che gli girano intorno. Quindi, insomma, tutto il peggio che si può condensare in un uomo, insomma, ecco. E la cosa difficile è stata trovare la misura, perché per interpretarlo sono andato a guardarmi un po' anche degli esempi obiettivamente reali, però il film è una commedia di Paolo Virzì, e quindi bisognava trovare una misura che fosse inserita all'interno di un film come questo. E quindi Paolo ogni tanto si avvicinava e mi diceva: bisogna anche che ci stia un po' simpatico. E quindi ci siamo inventati questo ritmo di parlata così veloce, questo non intelligentissimo ragazzo, e credo stia funzionando e sono molto contento. No, ripeto, l'ho visto, sei bravissimo, Emanuele, perché sei qui in un grande cast, tra l'altro. Grazie, perché abbiamo visto Silvio Orlando, ma ci sono tantissimi altri che voglio citarne qualcuno in particolare, poi dopo vediamo il spot. Silvio Orlando, Christian De Sica, Sabrina Ferrilli, Laura Morante, tantissimi. Grande cast. Allora, tra poco ci vediamo proprio il trailer del film. Adesso ti vogliamo lì sul podio, perché abbiamo un po' di notizie della settimana e vorremmo sentire un po' cosa ne pensi. Vieni, Vinicio. Eccoci qua, grazie. Grazie a voi. Allora, vediamo un po' di notizie della settimana, vediamo un po' che cosa ne pensi. Dimmi la tua, vai. Allora,
Allora, la prima, caro Vinicio, viene dalla Germania, un ragazzo di 16 anni, questo sotto gli occhi dei due ragazzacci qui, eh? Un ragazzo di 16 anni ha deciso di lasciare casa e di vivere sui treni, cioè non vive più in casa sua ma vive sui treni, trascorre tutte le sue giornate in prima classe perché c'ha una tessera annuale, quindi può viaggiare quanto vuole, spende per il resto circa 750 euro al mese e dice: sto vivendo qualcosa di irripetibile, una vera scuola di vita. Dimmi la tua. Beh, ma è meraviglioso, bravo, beato lui. Penso che ogni tanto ognuno di noi vorrebbe fare un'esperienza come questa. Mi auguro che riesca a portare avanti tutti gli impegni che ha, anche perché mi chiedo questo qui, però beato lui, ogni tanto ci vorrebbe un periodo così, adesso c'hai figli e tutto, però un breve periodo sì, lo farei anch'io. Mauro, per Mauro è da impazzire questa storia qua. La seconda, un calcio all'ignoranza. Ieri è stata, come sappiamo, la giornata della donna. Linda Repetti ha 41 anni, è la giardiniera dello stadio Ferraris, dove giocano la Sampdoria e il Genoa, ed è l'unica donna in Europa a essere giardiniera in uno stadio. Gliele hanno dette, purtroppo possiamo immaginare, di tutti i colori, cori contro di lei, insulti, per il solo fatto che ci fosse una donna lì sul prato. Lei ha sempre risposto con sorriso, con battute, e alla fine si è presa l'applauso di tutti. Dimmi la tua. Mi unisco intanto all'applauso del pubblico. Penso che l'ironia sia una parte fondamentale dell'intelligenza e una parte fondamentale delle donne, cosa che gli uomini, noi maschietti, ogni tanto l'ironia non siamo proprio. Quindi bravissimo. Ironia, autoironia. Allora, questa è un po' più delicata, c'è l'applauso qui di Mauro, questa è un po' più delicata. Non ho resistito. Un'avvocatessa di Roma, sposata da 2 anni, ha spedito una lettera al quotidiano La Repubblica e ha raccontato le emozioni provate quando il suo ex, che non vedeva da 20 anni, è ricomparso improvvisamente nella sua vita, questo ex. E non è stato solo un caffè. Ok. Non è stato solo un caffè, è divampata dalla passione. E lei ha scritto: ma io stavo benissimo nel mio matrimonio, tutto andava a gonfie vele, eppure l'ho fatto, eppure ho avuto questa notte di passione con il mio ex e alla fine nessuno di noi due voleva tornare alla propria vita. Cosa ti fa pensare questo? Mi chiedo se sono ritornati poi alle rispettive vite. Perché una notte di passione ci può stare, dopo anni di matrimonio, rincontri qualcuno che ti fa perdere la testa, ci può stare. Però se poi questa cosa incrina veramente i rapporti che hai costruito con fatica, impegno, costruzione davvero, rischi di far crollare tutto quanto e lì è un po' più problematica la situazione. Tanto sarebbe bene anche nel film. Sì, è vero. Una è vero, scena così verissimo. Sarebbe bene. E l'altro Ferragosto. La penultima, nudi. So che tu hai esperienze personali su questo, adesso ci spieghi perché. Si avvicina la stagione più calda, allora consigliano di stare più nudi possibile. Non solo per chi pratica il naturismo, perché? Perché stare nudi migliora il rapporto con sé, il processo di accettazione, il sistema immunitario, l'assorbimento di vitamina D, aiuta a bruciare i grassi, favorisce l'apertura verso la vita, la circolazione sanguigna, leva le tensioni, migliora il riposo, il metabolismo e si risparmia. No, siamo... no, dimmi la tua. Credo sia assolutamente vero. Dentro casa con mia moglie, Elena Mancini, abbiamo 2 figli maschi, giriamo nudi serenissimamente, ci facciamo le docce insieme a loro, cerchiamo di fargli capire che il nostro corpo è la cosa più bella del mondo, è una creazione straordinaria e miracolosa. Credo che nel rispetto degli altri, naturalmente rispettando il comune senso del pudore, chiamiamolo così, ognuno debba fare quello che vuole e mostrare il proprio corpo è meraviglioso. Si educa ad avere un rapporto sano col proprio corpo. L'ultimissima, non ho visto quella reazione emoji di Mauro su questa? Della serie... Tutte quante, ok. Aspetto. L'ultima, 100 anni fa nasceva Walter Chiari, il grandissimo Walter Chiari. Sulla sua lapide ha voluto ci fosse scritto:
Non preoccupatevi, amici, è solo sonno arretrato. Sulla lapide ha voluto ci fosse scritto. Tu sei un attore, Walter Chiari? Walter Chiari è stato un gigante, uno dei pilastri della nostra commedia, del nostro spettacolo. Conoscevo il suo epitaffio e ne conosco molti altri, perché negli ultimi anni sto riflettendo sul mio, su quello che vorrò mettere sulla lapide, e quindi sto andando a studiare quello che già è stato fatto dagli altri. Allora, ragazzuoli, ragazzacci, che ne pensate di questa sua opinione? Se posso, per quanto mi riguarda, 4 like su 5. 4 su 5. Okay. Perché ho qualche dubbio relativo al tradimento dell'ex. Okay. Dove lei dice, sì, ok, la notte con furore ci si può ritrovare, poi bisogna vedere se il furore è furore, non sta a calcolare ragionamento. No, quando si fa, si fa, certo. Punto. Certo. Quindi mi ha un po' insospettito che lei abbia aggiunto la morale del rapporto. Un colpo al cerchio e una alla botte. Ecco, quello non mi piace. Colpo al cerchio e una alla botte, no. Io sono la botte, lui è il cerchio. 5 like. Il pubblico, no. È contento. Allora.